Buonasera, siamo qui con Vittoria Febbi, una voce storia del nostro doppiaggio. Cominciamo con una domanda classica: come è cominciata la sua carriera, anche vista la sua provenienza? Lei è nata da Asmara? Sì, però sono venuta in Italia prestissimo, mio padre era romano e è voluto rientrare, era andato lì in guerra e quindi quando siamo rientrati poi mia mamma invece che era appassionatissima di recitazione mi ha portato nell'ambiente della recitazione artistica, alla radio, a Via Asiago, la stessa sede in cui è ancora la radio, e mi ha fatto frequentare un corso per piccoli attori e da lì è nata tutta la storia, perché poi da lì naturalmente siamo andati io con Radopani ed altri piccoli attori, allora siamo passati al doppiaggio e io adesso faccio molto doppiaggio, ho anche rifrequentato la radio quando ero già grande e mi piace molto e mi sono dedicata però più che altro al doppiaggio. Allora, partiamo dal suo ruolo più famoso, quello più indimenticabile, Alice nel Paese delle Meraviglie. Sì, com'è stata scelta per questo ruolo? Com'è stata scelta e ci può raccontare tutta la sua esperienza, qualche aneddoto e cosa significa per lei la Disney? Ma cosa significa per me la Disney è un po' troppo, cioè i cartoni di allora mi piacevano molto di più, i cartoni animati di quel tempo, non solo Alice ma anche gli altri. Adesso sono un po' troppo modernizzati con questi mezzi più tecnologici eccetera e questo è quello che posso dire. Poi la Disney mi scelse per questa Alice perché sentì la voce in mezzo a tanti provini e disse che avevo una voce come il trillo di campanello, evidentemente era un po' simile a quello che desideravano che fosse il doppiaggio italiano di Alice, e questo ho fatto. Come mai è stata chiamata solo per questo film? Non l'hanno riproposta in futuro? No, non è che... Esatto anche. Io poi mi sono dedicata al doppiaggio, diciamo, non è che mi ci sono dedicata perché non si fa una scelta, logicamente. Però diciamo che poi crescendo io più che altro ho fatto dei film, anzi molto impegnanti, come i film di Bergman, appunto, doppiato di Pullman, La scena da un matrimonio e tutti i film, Sussurri e grida, eccetera. E poi sì, mi ricordavano appunto qualcuno, poi ho anche un premio del nipotino, uno dei nipotini di Paperino. E però insomma io doppiavo molto ormai più appunto le attrici sia italiane che straniere, evidentemente è stata una scelta un po' diversa, non lo so, adesso questo bisognerebbe chiederlo a loro perché io non è che avessi rifiutato mai. Poi mi si è detto anche che non ricordavo che ho doppiato anche la fata turchina di un Pinocchio che ho fatto, pare che fosse italiano, e mi hanno anche regalato il DVD recentemente, quindi lo vedrò. Però ecco, non è stata una mia scelta, scelta di altri, non so il perché. Durante questa sua esperienza comunque ha lavorato con tantissimi doppiatori famosissimi che oggi non ci sono più, non lo so, ma è Carlo Romano, Tina Lattanzi, Mario Besesti, ci può raccontare qualcosa di loro, un aneddoto, una memoria? Dunque, quando ho doppiato Alice effettivamente non ricordo molto, ricordo questi attori con i quali poi ho doppiato altri film, per esempio Enrico Besesti, ho doppiato il fantasma di Canterville e poi anche altri, ma poi insomma lui purtroppo è mancato e io ho continuato, però c'erano in Alice sempre dei caratteristi grandissimi come Carlo Romano, con il quale ho doppiato tanti film, poi addirittura lui mi ha diretto nel Diario di Anna Frank, che fu anche un altro dei miei film, doppiavo Anna Frank, naturalmente facemmo i provini e Carlo Romano mi scelse insieme alla, non so se fosse, adesso non vorrei sbagliarmi e dire la casa di distribuzione, comunque insomma ho doppiato Anna Frank e poi abbiamo doppiato tantissimi film con tutti, con Lauro Gazzolo, insomma Stefano Sibaldi, tantissimi che sono in quel Alice, sì. Cosa si aspetta dal futuro? Tornerà magari a fare un nuovo cartone animato? Se... A me piacerebbe, tra l'altro no, forse un cartone animato l'ho fatto da grandicella doppiando una tartaruga insieme a Gianni Musi che faceva il maschio, io la femmina. Adesso però non ricordo bene cosa era, Animal United?
Sì, però non era Walt Disney, No. forse, vero? No, ecco. Ecco, adesso mi è venuto in mente, perché poi noi siamo anche fatti così, no? Noi, cioè, ci siamo un po' rinchiusi nelle sale proprio perché non abbiamo questa estroversione, almeno estroversione, appunto, come doppiatrice, appunto. Allora, posso... E quindi non ricordiamo, no, spesso le cose, non abbiamo l'ambizione di metterci in lista. E alcune cose le dimentichiamo, però ecco, qualcosa ho fatto, ma poi ripeto, lo farei volentieri, certo, Allora, perché visto che l'ha citato Gianni Musi per Animals Ah, United, bravissimo. può, visto che è scomparso da poco e manca tantissimo, possiamo concludere l'intervista con un ritorno a Gianni Musi? Ah, sì, lo faccio volentieri perché era una persona squisita, gentilissimo, un signore degli altri tempi, veramente. Mi emoziona anche parlarne. E con lui doppiai l'ultimo film di Bergman, prima che morisse Bergman, che è Sarabanda, credo in italiano. Sì, che era un po' un seguito di Scene da un matrimonio, la coppia che si ritrovava dopo anni. E lo ricordo poi come grandissimo attore, naturalmente. Va bene, ringraziamo qua Vittoria Febbi e alla prossima! Grazie, grazie a voi.